Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di La Bevanda del Re, il brand inventato e fondato da Stefano Arignano, che è al mio fianco e che saluto. Benvenuto, anzi bentornato sui microfoni di Vending TV, ma benvenuto a Venditalia, dal momento che questo è il tuo esordio nella Biennale del Vending Internazionale. Ciao Fabio, sì, ad oggi è la prima esperienza che dove esponiamo qui al Venditalia. È un'esperienza che hai cominciato già qualche mese fa, quando hai prenotato. Siamo al secondo giorno. Sei pentito? Sei contento? Sei pronto a farne un'altra, migliorando ulteriormente l'esposizione fra 2 anni? Assolutamente sì, sono molto contento. Sì, sicuramente qualche miglioria andrà fatta in virtù di host di ottobre. E allora parliamo a questo punto proprio della Bevanda del Re. Che cos'è la Bevanda del Re? Che cosa presentate? Parliamo un po' di tutte le referenze che esponete in questa occasione. Sì, la Bevanda del Re è un brand da noi fondato 2 anni fa all'incirca, e ad oggi vantiamo più di 300 referenze di caffè affini, e in questo Venditalia abbiamo presentato un bel po' di novità, e soprattutto correlate al caffè. Abbiamo presentato dei cucchiaini in pasta frolla, dei wafer proprio per accompagnare il caffè, un buon gelato, un buon yogurt. Abbiamo presentato una bella novità per noi, è la crema al cioccolato e la crema caffè già pronta in brick da mezzo litro. Abbiamo presentato dei chicchi di caffè ricoperti di cioccolato, sia confezionati singolarmente sia in confezioni da 30 grammi. E delle creme spalmabili con degli spoiler dei gusti nazionali, degli snack che vanno di più, e soprattutto abbiamo presentato, proprio per quanto concerne il caffè, una linea da 70 capsule di una miscela rinominata Suprema, che abbiamo iniziato a produrre da pochissimo. Come è cominciata questa avventura, Stefano? 2 anni fa hai detto quasi quasi provo a inventare appunto un brand tutto mio e scelgo una serie di prodotti. È andata così? Sì, anche se diciamo le radici vengono da molto più lontano, in virtù del fatto che comunque all'incirca 10 anni fa tostavo il caffè in una torrefazione molto piccola napoletana, e dopodiché, tra le mie varie avventure come agente di commercio per varie aziende, ho deciso di fondare questo brand proprio inerente al caffè e agli affini, e anche dal caffè solubile a comunque gli affini di caffè, insomma. Stefano, oggi questo brand in quali aree nazionali è presente? Ma siamo presenti un po' su tutto il territorio nazionale e ci stiamo apportando anche bene all'estero, diciamo in più larga diffusione in alcune regioni, principalmente quelle del sud Italia, però fondamentalmente su scala nazionale siamo abbastanza presenti un po' in tutte le regioni d'Italia. Noi siamo qui naturalmente per documentare tutto ciò che presentare e invitare tutti coloro che poi guardano le nostre interviste a scrivere, mettersi in contatto con l'intervistato. Nel vostro caso i prodotti, le referenze sono oltre 300. Qual è la URL del sito attraverso il quale è possibile vedere tutto il catalogo con tutte le caratteristiche di ogni prodotto? Sì, basta andare semplicemente sul sito www.labevandadelre.it e cliccare catalogo, oppure www.labevandadelre/catalogo.it. Naturalmente, per chi desidera scrivere alla Bevanda del Re, l'indirizzo di posta elettronica al quale richiedere maggiori informazioni è commerciale@labevandadelre.it o comunque i nostri canali social. Grazie Stefano per il contributo. Noi continuiamo per documentare altre novità presentate nel corso di Venditalia. Nel frattempo ti lasciamo al pubblico che è proprio dietro la telecamera. Buon lavoro. Grazie ragazzi, un saluto a tutti i nostri clienti.